L'estate, il sole, il mare, il profumo al cocco dell'olio solare. O nel mio caso di Bilboa Bimbi protezione 150 schermo totale effetto burchini. Se chiudo gli occhi, mi sembra quasi di sentire Paola e Chiara esclamare «Vamos a bailar, esta vida nueva!». Ma purtroppo Paola e Chiara non sono qui con me. Io non sono al mare e tra poco sarò in fila dal tabaccaio per pagare il bollo dell'auto. E quindi oggi faccio un video che con l'estate non c'entra niente. Oggi torniamo a scuola, ma non in una classe qualsiasi. Torniamo nella classe della 7ª edizione di Amici, quella andata in onda nella stagione 2007-2008. Ma la storia che sto per raccontarvi non riguarda tanto le arti del canto, del ballo e della recitazione. È piuttosto una storia nella quale è un sentimento condiviso ad essere al centro della trama, ad accomunare tutti i capitoli che la compongono. L'odio. Amici 7, infatti, non fu solo un talent show, ma fu anche e soprattutto un campo di battaglia sul quale molti dei concorrenti arrivarono ad odiarsi e a detestarsi a tal punto da attribuire al titolo del programma un connotato ironico, se non addirittura sarcastico. Amici 7 è un minimondo televisivo nel quale il disprezzo, l'astio e il livore hanno sempre la meglio. Allacciate le cinture e preparatevi a questa discesa negli inferi del trash più estremo. Gli scontri ad Amici 7 ebbero inizio ben prima della partenza di Amici 7. Le radici dell'odio tra i concorrenti, infatti, affondano nell'aspro terreno dei casting che si svolsero nell'estate 2007, durante i quali furono soprattutto tre concorrenti a manifestare fin da subito insofferenza e irritazione. Maria Luigia La Rocca, sassolese classe 1987, la cui caratteristica principale è la sfrontata sincerità. Una sincerità talvolta spietata e crudele, che non implica alcuna forma di falsa modestia. Se voi state cercando il talento, col talento uno ci nasce, Maria. Se io studio 20 anni canto, è normale che poi qualcosa imparo. Okay. Però col canto, visto che è una scuola, io voglio migliorare il mio talento. Me la cavo anche a ballare e a recitare. Oh, è la verità, Maria, è la verità, vi farò vedere, la verità. Entrerà nella scuola come componente della squadra del sole, capitanata da Roberta Bonanno, milanese classe 1985, che già durante i provini riconobbe nella crotonese Marta Rossi, ammessa nella scuola in qualità di cantante componente della squadra della luna, la sua perfetta nemesi, con la quale non riuscirà mai a trovare un punto d'incontro, come il giorno e la notte, o come appunto il sole e la luna. Non ridere perché a me, ma guarda, proprio mi irriti dal dico mignolo alla oh, io alla ragione con la che ride. Io ho detto che non mi piace. Taci, Marta, taci. Sono 6 anni che ti dico che non mi piace come canti. Taci, non fare quella ma chi ti ha mai conosciuto? Che ti ho conosciuto qua, taci. È impazzita, ragazzi, ma che è? Devi dire 6 anni. Ho capito, ma non è il luogo di dirlo, perché le persone chissà che si pensano dall'esterno. Io l'ho conosciuto okay, qua, bene o male. È una falsa, invidia. Di cosa? Io mi do lei perché fa fare quello che non so fare io. Invidia, se non parleresti di me. Ma di te non invidio nulla, Marta, te lo posso assicurare, credimi dal cuore. Ma che ti esce dai capelli proprio, guarda. Ma ragazzi. Ti esce dai capelli questa invidia. Guarda, a me mi... E la verità, perché io parlo di una persona quando sono invidia. Io di una persona, non ne parlo, se non ho niente da invidiare, non ne parlo. Ma questo è impazzito, ma non è vero. È molto semplice. Marta, non mi piace, accettalo, non mi piace, manco di calcolo, ma manco di calcolo, e te lo possono dire tutti quanti. Maria Luigia nella squadra del sole è un pesce fuor d'acqua, la pecora nera, l'elemento di disturbo, o così come la definisce la caposquadra Roberta, l'anello debole. Robby, te lo dico io quanto sei brava, dopo 10 anni che hai fatto canto, devo dire che sei molto brava. Perché non so
sono simpatica o come canto, scusa? No, perché non sei simpatica? Sono l'anello debole. Non sono simpatica a chi, scusa? No, perché? Sei andata a chiedere a tutto il mondo se ero simpatica o meno? Come fai a saperlo, scusa? Allora, per via di queste cose e anche perché probabilmente non hai studiato come posso aver studiato io, ho detto questo. Infatti si vede quanto sei brava, eh? Ma si vede proprio da lontano. 10 anni di canto... Maria Luigia si sente ostracizzata, svantaggiata, ostacolata nel poter esprimere il suo talento nella puntata del sabato pomeriggio, quella durante la quale i ragazzi hanno la possibilità di esibirsi e di conquistare i voti del pubblico, che determinano la classifica di gradimento che può condurli o meno alla fase finale del programma. E non esita a manifestare il suo malumore in puntata, accusando Roberta e la sua fedele alleata Cassandra De Rosa di non permetterle mai di esibirsi durante la diretta del sabato. Secondo Maria Luigia, molti componenti della sua stessa fazione le remerebbero contro perché vittime di un presunto lavaggio del cervello operato con astuzia dalla caposquadra. La ragazza è sola contro tutti, la portavoce di una squadra immaginaria della quale è l'unica componente, ma porta avanti le sue idee senza paura e senza arretrare di un millimetro. La squadra non decide di non schierare Maria Luigia e che quando facciamo le prove Maria Luigia o non ha voce o è raffreddata o è stata una settimana con la febbre e quindi arriva... Ma che cosa stai dicendo? La squadra è non stavamo l'altra sera in camera sua, eravamo io e lei e sua madre e io ho detto Maria Luigia le canzoni le studia? Lei ha detto sì, me le sono preparate da sola a casa. E le ho detto, vabbè, domani alle prove poi si vede. Ha detto, sì, ma non so se canto perché non ho voce. Cosa? Io ti ho detto, io canto lo stesso anche se non ho voce. Hai detto, io non so se... Meno male che c'è mia madre. No, Maria, hai detto, non so se le faccio perché... No, stavamo io e tua madre. Chiedi la mia madre, io ho detto, canto lo stesso. Canto lo stesso. Hai detto, Fabrizio sono senza voce. No, Fabrizio, sono venuta qui che io mi sono impegnata lo stesso, le ho provate, nonostante questo è vero, adesso le sono tutte in memoria. L'ha detto anche lei. E allora, però... L'impegno c'era, però sei tu proprio che mi hai detto qui davanti, mi hai detto sto poco bene. Sì, ma mica ho detto che non canto. Al mio invito di riprovarla hai detto che stavi poco bene. Non sì, la sì, provare. Ma questo comunque mica voleva significare che oggi non avrei cantato. Però non sei in condizioni ottimali. Ma se le altre la canzone la fanno meglio di te. Ma lei è convinta che ce la devo con lei. Lo dici tu questo. Noi non decidiamo chi non schierare. Ma che capisci tu di me? No, non ne capisco niente. Allora se non ne capisci stai zitta. Quando mi vengono i brividi lo dico. I brividi te le faccio venire io i brividi. Che paura. Bello, Maria Luigia, ma stai mamma mia. Ma che Maria non Luisa, mi fare dai, parlare, per favore, non per mi fare favore, proprio parlare. Ma stai buona, per stai favore. Stai buona tu. No. Ma che vuol dire che tu sei una di quelle? Ma è una gatta morta, Maria. Una gatta morta, sì, questa, brava. Ma ad attendere Roberta vi è un'amara sorpresa. Qualcosa che la Bonanno non aveva messo in conto. Come spesso accade nei reality show, il pubblico tende ad identificarsi con l'escluso, la vittima del branco, la voce fuori dal coro che coraggiosamente si ribella alle presunte ingiustizie delle quali è la vittima sacrificale. Ed ecco che Maria Luigia supera la caposquadra nella classifica di gradimento. La quinta posizione conquistata dalla solitaria e polemica bionda diventa per la ragazza non solo un successo personale, non solo una rivincita nei confronti di coloro che l'avevano sottovalutata, ma una condizione esistenziale. Ehi, bitches, io sono quinta, e in quanto quinta, esisto. Chissà perché danno ragione a me, chissà perché, guarda. Hai tutta l'Italia con te, Maria Luigia. Infatti, infatti io sono quinta, tu non sei quinta, quindi stai zitta. Fai schifo, guarda. Fai schifo, lo dici a tua sorella. No, fai schifo, lo dico a te. Un affronto, una catastrofe, l'apocalisse. Roberta non ci sta e decide quindi di screditare la rivale e di sminuire la posizione in classifica da lei conquistata, affermando che Maria Luigia faccia continuamente appelli per farsi televotare, telefonando insistentemente ai suoi conoscenti. Maria Luigia questa settimana si è fatta votare allora, tantissimo. Ma fatemi votare anche voi. Ma che vuoi? Ma io pure non conosco nessuno, c'ho solo mia madre e mia zia che mi votano. Evidentemente mi avranno votato i fan, ma guarda questa, Ma scusami, ma lo posso dire e lo dico? Dillo, perché ti brucia che stai settima e sono quinta. Maria Luigia si è fatta votare, ma che stai a dire? Ma se non conosco nessuno io, non c'ho amici, non c'ho nessuno. Nel frattempo, l'aria all'interno della scuola si fa sempre più irrespirabile.
l'atmosfera sempre più pesante, la paura di essere pugnalati alle spalle sempre più manifesta. Alla cantante Simonetta Spiri basta sentire qualcuno fare il suo nome nei corridoi per sospettare vi sia qualcuno che sta tramando contro di lei. Ah sì, allora te la faccio vedere io adesso. Simonetta! Allora, posso risponderti? Sì, sì, allora, parla. Per sfortuna, io non sono così furba. No, tranquilla, sto facendo un discorso di sabato. Ho parlato di te. Sto facendo un esempio. No, sì, l'ha detto lui, tranquilla, ha detto lui. Nessuna parla più di te. Aspetta, no, aspetta. Aspettiamo. Nessuno ha parlato di con quella riga in mezzo, ma taglia di capelli, ma modernizza. Ma la pausa natalizia sta per arrivare e il Natale, si sa, infonde pace e positività anche negli animi più cinici e recalcitranti ai buoni sentimenti. Sarà così anche per i nostri eroi? Il rientro nella scuola dopo la pausa natalizia rappresenta il punto di non ritorno. Amici 7 è definitivamente un distillato di odio, un covo di serpi. Maria Luigia, stanca delle continue lamentele di Roberta che si dice delusa dal comportamento di alcuni compagni senza farne i nomi, sbotta esasperata contro l'acerrima nemica, innescando una reazione a dir poco esplosiva. E ogni cosa non va bene, e questa ti demoralizza. Sono demoralizzata dalla gente con il bianco, perché sono demoralizzata, cioè come senti che prima ti fa il bel viso, potrei mettere il culo sopra di te assurdo. Prima ti E allora o parli e parli e dici anche chi, o secondo gente che quando parla davanti a te ti parla in un modo, dietro te ne parla in un altro. E allora fai i nomi, perché non lo so, mi fai incavolare, mi fai... Cioè, a me questa cosa non la toglierà mai nessuno da testa, sono demoralizzata tutto, va bene? E fino alla morte lo dico. Ascolta, okay. Dillo quante c***o di volte ti quando pare. Quando morirò, spero la bomba, schermo. Mi rompi le balle perché lanci il sasso e nascondi la mano. O lo dici il fatto com'è e dici chi è. Non c'è uno che se ne salva. Chi è che ti... allora, meno male che ti salvi tu, Roberta. Ma che vuoi da che me? Cazzo vuoi tu? Cosa scusa, vuoi? Ti alzi, arrivi là, mi demoralizzi. Dimmi un fa, ma non arrivi a te. Calmati, vai a casa, prendi la caipirina, così stai meglio. Non sei tu che mi devi dire che devo andare a casa, hai capito? Bella, e scendi dal piedistallo perché tu non sei un cazzo di nessuno, hai capito? Tu non sei proprio nessuno per venire a dire a me. Che sono demoralizzata dalla gente vicino. Brava, ma ti devi... Stai ferma e levati dalle palle. Scusa. Vedi? Brava. Brava, sei una donna matura. Meno male che c'è Roberta nella scuola di amici, guarda. Meno male che c'è Roberta. Che lei è la ragazza di sani principi, è Roberta. Qui ci vuole proprio. Ci vuole Roberta qui dentro. Busso. Tutti che la demorizzano. Tu nei miei principi non devi mettere bocca sui miei principi. Taci e vai. Tu sui miei principi non devi mettere bocca. E vai, che c'hai dei principi, c'hai. Tu sui miei principi, tu sui miei principi non devi mettere bocca. Tu non ti avvicini. Tu non ti avvicini. Tu, a me in bocca non mi spinti con quella faccia da cafona che ti ritrovi, no, camionista. Sei peggio di una camionista. Sei una brava. Sei una cafona. Brava, brava. Brava, brava, brava. Brava, bravissima Roberta. Sei proprio brava, guarda. Prova a toccarmi con un dito, dai, prova, provaci. Brutta scena. Io me ne vado, però tu calmati e rimani là. Ferma. No. Luca, me ne voglio andare. No, via, Antonino. No. Senti, stai zitta, te. Chi vuole gli mettere le mani addosso a Cassandra? Stai zitta. Ma che cosa deve andare? Ma chi ti crede di essere? Io l'ho fatto per 2 mesi. Ma tu sei fuori, Roberto, tu sei veramente fuori. Ogni cosa non va bene, si sta sempre a lamentare, si sta. Se non ti va così tanto bene, la porta è lì, vai. Questa sta proprio pazza, mandatela a casa che almeno si va a riposare un po'. Si va a rilassare. Guardi un attimo, per favore, no, zia. Sono stata troppo zitta qui. Non è fare, ma sono troppo sono stata zitta. Io mi sento denigrare al telefono e sto zitta in gomma. Mi sono te co***o, sei co***o. Cagare, va, che ci avevo la febbre 39, non ti sei fatta sentire una volta. Poi dopo dici che vuoi tenere la vergogna, ero con Alessandra che ti ha chiamato, vergognati. Vergognati, vergognati.
Robby, puoi passare la porta a camminare, ascolta, di là la fai lunga, ti fai scendere le lacrime, ti vedi che non uscire. Mario, mi ha mandato un messaggio, stavo con la camera. Che ti ho chiamato, che ti ho chiamato con Alessandra, Giada, vergognati, chiamiamo Alessandra, che non sono nemmeno, vergognati. Marionetta, abbassa però adesso. Basta cosa? Ma che cosa giustifica? Voi non potete giustificare un gesto del genere, va bene? Eh? Io non ce la faccio più a sentirmi una che si lamenta 24 ore su 24, ma che sia andata a casa e andasse un po' a rilassare, perché a me mi ha rotto. Io con questa pazza non ci sto in camera. Tutti i compagni corrono da Roberta, la confortano, la convincono a rimanere nella scuola, la esortano a non fare pazzie. Tutti, tranne due, Marta Rossi e Marco Carta, che non solo danno ragione a Maria Luigia, ma costituiscono anche una sorta di alleanza per contrastare l'egemonia della Bonanno. Un'alleanza che permetterà loro di avere delle spalle su cui piangere e degli amici pronti a difendersi a vicenda. Maria Luigia, da questo momento in poi, non sarà più sola. Il percorso di Marco Carta all'interno della scuola è a dir poco travagliato. Marco è svogliato, indisciplinato e distratto. Perde il libretto sul quale vengono annotati i voti per ben due volte. Se la prima volta dice di averlo semplicemente smarrito, la seconda sostiene gli sarebbe stato rubato da ignoti per screditarlo davanti all'intera commissione. Un'accusa che oggi suona abbastanza ironica, dal momento che 12 anni dopo, per la precisione il 31 maggio 2019, il cagliaritano verrà arrestato per aver rubato 6 magliette del valore complessivo di 1.200 euro presso la Rinascente di Milano, per poi essere assolto in primo grado il 7 ottobre 2020. Le magliette per fortuna non ce le ho io, l'hanno visto tutti, insomma il giudice ha capito un po' il tutto, sono ovviamente un po' scosso perché non sono abituato e non sono abituato a queste cose qua. A chi le ha rubate queste magliette? Non mi va di dire. La signora di 53 anni che era con te, giusto? Non si può dire. Come posso essere credibile se già l'ho perso una volta, riperdono una seconda volta? Capisci che dicendo così tu accusi tutti. Ma io non voglio. Però dici, però non voglio accusare nessuno. E però intanto dice, capite che è impossibile che l'abbia perso una seconda volta. Certo che è possibile. Allora, o è bianco o è nero. Lui non sta accusando nessuno della frase. Cioè non posso accusare nessuno. Esterno. Escludo tutto e niente, perché io non posso sapere. Addirittura qualcuno esterno. Non lo so, Luca, non lo posso sapere. Il problema è che Marco tu stai facendo capire, tra virgolette, che qualcuno di noi ha preso il tuo libretto. Qualcuno di noi ha preso questo. Qualcuno l'ha preso. Perché il libretto Siccome mi occupo solo dei fatti, la prima volta che perdi il libretto, hai detto la stessa cosa, era lì. Poi casualmente Marina lo trova che è da un'altra parte. Okay. Tu stiamo vivendo la stessa situazione, punti il dito chiaramente per deresponsabilizzarti, punti il dito sugli altri. Io non vorrei mai che questo libretto fosse in un posto dove tu non ti ricordi, perché a quel punto è veramente grave. Sì, e capisci cosa dico quando dico atteggiamento? Lo capisco perfettamente, ma che tu ti deresponsabilizzi sempre delle tue cose. Io ne sono in questo momento. Perfetto, in questo momento, fino a prova contraria dei fatti, io so che tu hai perso un libretto, dici che era là e che qualcuno te l'ha preso. Sì, ti auguro che sia così. Dopo aver accusato del furto una delle signore che fanno le pulizie nel residence dove i ragazzi alloggiano, Marco si trova ad affrontare un ostacolo ben più grande. La maestra Grazia Di Michele, infatti, è talmente insoddisfatta del rendimento scolastico del ragazzo da volerlo addirittura escludere dalla scuola, in quanto a suo dire occuperebbe un banco abusivamente. Sei agitato, Marco, hai capito dove siamo? Cioè, hai capito in che situazione siamo? Siamo in una situazione dove tu, con il pubblico, ti misuri continuamente, non ti misuri nella tua cameretta. Allora, queste cose ci devi pensare. Sbagli il testo, non ti ricordi il testo, ieri non ti ricordavi l'attacco lì della parte finale, non te la ricordi neanche adesso. Marco, a me, che c'hai una bella voce, non me ne frega niente. Perché alla scuola ci si viene per imparare. Se hai una bella voce e non impari, non ha senso che tu stia qui. Devi dargli un senso al fatto che tu stai qui.
E il senso glielo devi dare studiando, arrivando preparato. E se uno ti dice per piacere, quando sei su un palco, cerca di capire che cosa vuol dire, staci. Verrà salvato dal vocal coach Luca Jurman, che si farà carico di Marco aiutandolo a migliorare con un metodo di studio alternativo. Mentre Maria Luigia e Cassandra minacciano di prendersi a schiaffoni, si avvicina il momento più atteso e temuto da tutti. Quello in cui si scoprirà chi potrà accedere alla fase serale del programma e chi dovrà invece abbandonare immediatamente la scuola in base alla classifica stilata dal pubblico. La guerra non è finita. Semmai è appena cominciata. Chi sopravviverà? Chi saranno gli eliminati? Chi vincerà? Lo scopriremo nella seconda e ultima puntata di Amici 7 Supercat. Vi voglio però anticipare quelle che saranno le parole d'ordine dell'alleanza Maria Luigia, Marco e Marta. Anarchia, ribellione, ammutinamento e ti brucia.